dice che hanno rapito un potente Dio e mette in guardia i suoi compagni del pericolo che stanno correndo. Tuttavia non riesce a persuaderli. Ma ben presto Dioniso manifesta la sua vera identità e la sua forza. Durante la navigazione in mare aperto, improvvisamente scorga vino profumato. Dall'alto della vela germoglia una vite colma di carbo e intorno all'albero si avvolge un'intera scuola. Mentre stupiti e spaventati, i pirati ordinano al timoniere di portare la nave a terra, Dioniso prova e si trasforma in un feroce leone dal ruggito altissimo. Quindi il dio crea l'immagine prodigiosa di un orso che si erge minaccioso. I pirati, rifugiatisi a poppa per cercare scampo, si gettano in mare e sono trasformati dal dio in delfino. Dioniso concede invece una buona sorte al saggio timoniere, salutandolo con queste parole. Coraggio, buon vecchio, caro al mio cuore. Io sono Dioniso, il dio fremente. Mi generò Selene, la figlia di Cadmo, unendosi d'amore a Zeus. Quindi il dono prezioso
ricorda Euripide nelle Bacchanti, siamo alla fine del quinto secolo avanti Cristo. Ricorda appunto i due doni, quelli delle divinità, che sono dice appunto le divinità principali, quelle uomini. E appunto dice appunto come colui che venne dopo le corrisponde al figlio di Seleno, che scoprì l'umido frutto dei grappoli e lo introdusse tra gli uomini. Questo libera gli infelici mortali dai loro dolori. Quando si negano con l'onore della vita che concede il sonno e l'oblio dei mali, che ci seguono giorno per giorno, e non c'è altra medicina che affanno. Questa è la potenza vera del vino per le morti, la capacità di diventare altro da sé, quindi uscire dallo stato terreno e avvicinarsi a quello che è lo stato degli dèi, no? Uno stato altro. Allora, secondo la tradizione mitica, come ha fatto Dioniso a insegnare agli uomini la coltivazione? Attraverso l'intermediario, così come per Pietro si mostra Vittorio si è occupato di insegnare agli uomini la coltivazione dei cereali, così Icario si è occupato appunto di insegnare agli uomini la coltivazione della vite. In realtà questo mito, che è un mito secondario, non molto diffuso, è un mito molto luttuoso, perché qua vediamo la testimonianza della mezzanità del VI secolo avanti Cristo, Dioniso sempre barbato e accanto una figura di uomo maturo che sta apprendendo l'insegnamento del Dio. Allora, dicevo appunto come questo mito luttuoso sia luttuoso perché Icario, desideroso di far parte agli uomini dei doni del Dio, si rende ad alcuni pastori. Costoro, dopo aver gustato la bevanda, la gradirono e ne bevvero volatamente senza aggiungere acqua. Poi, credendo di essere stati avvelenati, lo uccisero. Qua si rivela un insegnamento molto importante per i giudici. Non bisogna bere il vino puro, perché il vino puro porta un'ebbrezza che è appunto molesta, distruttiva. Il vino deve essere consumato diluito in acqua, e così hanno fatto gli antichi greci, faranno sempre. Quindi l'associazione tra Dioniso e la vite, costantemente è rimarcata nelle raffigurazioni, e soprattutto dove? Sui vasi, i vasi che servono proprio per il consumo del vino. Ci sono molte forme, tipologie, non starò a elencarle perché vi annoierei, ma parliamo delle varie coppe, in cui costantemente c'è l'immagine del vino, o raffigurato come in questo caso nella tenente della sua immagine, o attraverso i suoi attributi, o semplicemente il grappolo tuba. Questo è un vaso eccezionale che va per il patrimonio del Man, che è esposto in mostra, e vediamo Dioniso di fronte alla madre Senene. Ne accennava prima nel numerico. Dioniso nasce da Zeus, quindi il dio, ovviamente, il re degli dei, e da una mortale, che è appunto Senene, principessa tebana. È anche questo un incontro molto passionale, ma mortale per Senene, perché poi Zeus fulminerà Senene, per un caso che era, non vediamo nei particolari, ce l'ha raccontato benissimo Euripide delle Bacchanti, e in ogni caso appunto fulmina Senene, che è incinta di Dioniso. A questo punto cosa succede? Zeus prende il feto, lo cuce nella sua coscia e lo fa nascere due volte. Quindi è l'unico dio insieme ad Atena ad avere una nascita legata profondamente a Zeus, e infatti è un dio potentissimo. Qui lo vediamo appunto con la madre Semele, e al centro è il cantaros, il bicchiere per il consumo del vino. Che cosa vediamo ai dati? Vediamo appunto la vite con questi grappoli pieni, effettivamente sproporzionati rispetto all'immagine, e dei satirelli. I satirelli sono i seguaci di Dioniso, i suoi aiutanti, che si stanno arrampicando per raccogliere i grappoli stessi, in un modo quasi scimmiesco. Allora, questi santi accompagnano spesso Dioniso, anzi sono una costante nell'immaginario di Dioniso. Che cosa sono? Sono esseri ibridi tra l'uomo e gli animali, e probabilmente anche i cavalli, la parte equina degli animali. Hanno quasi coda e zoccoli. Che cosa rappresentano? Rappresentano la capacità di Dioniso di dominare sia la sfera civilizzata, detto appunto come insieme a Demetra è Dioniso il portatore della divinità, della civilizzazione, grazie proprio alla coltivazione, ma nello stesso tempo il suo campo di competenza e di azione è anche la parte selvaggia, di fuori della città. I satiri rappresentano proprio questa sfera del selvaggio, proprio del Dio. Un chiatus, che è una forma molto apprezzata dagli Etruschi, infatti le troviamo in molte tombe etruschi, prodotto però sempre ad Atene, nel VI secolo, è un attingitorio per il vino, sempre.
satiri che si arrampicano sulla vite, raccolgono i grappoli, che sono i cesti di vini. E la cosa molto bella e curiosa è immaginarci l'uomo greco che avvicinava le labbra, avvicinava le labbra a questo piatos, perché cosa vedeva? Vedeva il vino all'interno, i satiri, l'uva, ma soprattutto questi due grandi occhi che vedete, che sono gli occhi di Dioniso, che controllano, quindi non c'è Dioniso raffigurato, ma ci sono i suoi occhi, che controllano tutta la, ovviamente, le fasi di produzione. Quindi dobbiamo proprio cercare di leggere il vaso, questo è un consiglio che vale per tutti i vasi, non solo per quelli più fisici, nella loro interesse, cioè è fatto proprio ha una forma, ha una funzione e ha un'immagine che deve leggere a tutto tondo. Ecco, questo è un altro particolare della maschera di Dioniso e gli occhioni che vedete qua. Quindi Dioniso ci guarda mentre vediamo il vino. E questi sono alcuni esemplari che ho scelto che sono esposti alla mostra Mito e Natura. Purtroppo l'immagine è molto brutta, ma abbiamo la fortuna di poterli apprezzare dal vivo, quindi è solo un invito per poi poterli ammirare in mostra. E quello che vedete in mano in queste immagini è la figura sempre di Dioniso seduto, circondato dai satiri, ed è l'atto che sta compiendo quello di bere o da un cantaro, da un vaso per il vino, o da dei corni che sono dei corni motori realizzati direttamente dagli animali, quindi quella sfera del selvaggio di cui vi parlavo. Ecco, una nuova carellata su cui non mi soffermo. Molto interessante poi questo cratere. Abbiamo visto fino adesso delle forme motori che cioè servivano per il consumo del vino. Questo, in questo caso siamo di fronte a un cratere che sappiamo essere il vaso per eccellenza del consumo del vino, in cui veniva mischiato l'acqua al vino, no? Ci ricordiamo appunto come nel mito di Carlo si spiega molto bene che il vino deve essere consumato come solo Dioniso può consumare e i barbari. Ad esempio Polifemo consuma vino non mischiato ad acqua e diventa ovviamente assolutamente ubriaco e rappresenta il mondo selvaggio rispetto ovviamente all'intelligenza turistica. Questa è una parentesi per farci capire questo concetto del vino puro. Su questo bellissimo cratere attico, il Museo di Taranto, che è stato ospitato alla mostra Mito e Natura nella versione milanese, ma purtroppo non in quella napoletana, vediamo appunto Dioniso e i satiri che si occupano proprio della trasformazione dei grappoli, stanno pigiando. E così, grazie al vino e a quell'ebbrezza che scioglie gli anni, toglie gli affanni, Dioniso riesce a trascinare il nuovo Efesto, che è il dio degli artigiani, che ha litigato con la madre Era, all'Olimpo. Quindi ha questa capacità anche di far socializzare le persone. E in questo caso viene proprio raffigurata e ricordata su un cratere, utilizzato quindi proprio per il consumo del vino. Ecco, un altro aspetto importante, dicevo, Dioniso domina i vasi motori, i crateri, e c'è sempre, anche quando la scena principale, come in questo caso il vaso esposto in mostra, non è legato a Dioniso. Si tratta del giardino delle Esperi, non ci soffermiamo su questo mito molto affascinante, ma vediamo appunto il collo del vaso che ospita nuovamente una scena dionisiaca. Questo che vedete è un nuovo Dioniso, più giovane rispetto a quello arcaico, ed è grazie a Figlia, lo scultore, che fa ringiovanire Dioniso sul modello di Apollo, che scopriamo appunto questa nuova figura. A metà del V secolo non viene più raffigurato come un personaggio barbato e maturo, ma come un giovinetto, sul modello appunto di Apollo. Il satiro però sta che cosa sta facendo? Mischiando acqua e vino, questa volta non in un cratere ma in una situla. Così un'altra immagine in particolare di un altro vaso esposto in mostra, Dioniso e Arianna sotto un bellissimo traccio di grappoli di tuba, che celebrano in questo caso una sorta di simposio. La figura di Dioniso, la sua potenza, è ricordata anche semplicemente nei vasi attraverso un traccio di vite con grappoli, come accade spessissimo in questa produzione che si chiama Ignazia, che è sempre del IV secolo avanti Cristo. Quindi ovviamente si tratta di una trocca per il vino e non poteva mancare quindi un richiamo esplicito di quello che è il frutto del vino. Allora, abbiamo visto come quindi Dioniso sia la sfera del selvaggio ma anche quella soprattutto della civilizzazione, quindi è la base della civilizzazione come pianeta. Ovviamente il momento per eccellenza della comunità, parliamo di Atena, parliamo delle altre città della Grecia e della Magna Grecia, il momento di socialità per eccellenza, ovviamente parliamo degli uomini, è il simposio che è la venuta comune. La venuta comune
comune che avveniva generalmente dopo il banchetto, l'ultima parte del banchetto, organizzato all'interno di dimore private, a cui partecipava sostanzialmente l'elite politica della città. Quindi era un momento molto importante in cui venivano affermati i valori e l'ideologia politica all'interno di queste case. E ovviamente questo simposio prevedeva una triplice invasione per il vino, dio del vino, e il consumo del vino sempre mischiato ad acqua. Insieme venivano ovviamente ascoltate poesie, si conversava, c'era la musica, c'era poi l'avvenimento, la parte erotica che ovviamente era una parte centrale del simposio. In questo caso, questo bellissimo cratere della Chiesa San Paolo, vediamo i partecipanti al simposio occuparsi di uno degli aspetti ludici del simposio, cioè il gioco del cottavo. Il gioco del cottavo che avveniva alla fine della riunione simposiale, quando ormai i calici erano vuoti, rimaneva una goccina di vino, una goccina di vino che veniva utilizzata per colpire un piattello posto su un'asta che vedete proprio centralmente. Ovviamente il vincitore aveva il miglior vino sostanzialmente, e quindi era questo gioco con cui si concludeva il simposio, che quindi è immortalato in maniera molto efficace da questo pittore di V secolo. Così il calendario ateniese, questo nuovamente per rimarcare il concetto di Dioniso, che è il punto della comunità, della civilizzazione, della base fondante della comunità stessa, nel calendario delle feste ateniesi, e molte feste erano legate proprio a Dioniso, come ad esempio quello che vedete nella raffigurazione delle Venete, che erano delle feste celebrate a gennaio, a cui partecipavano le donne, sorte di Menem, che manipolavano il vino, le donne erano escluse ovviamente dal simposio, solo in questa occasione si avvicinava a questa domanda. E Dioniso veniva venerato nella sua forma iniziale, cioè attraverso la prima immagine che si afferma, quella di una maschera posta su un pilastro avvolta in un mantello, come qua ben si vede. La festa principale però del consumo del vino ad Atene erano le antesteglie, che venivano celebrate nel mese di febbraio-marzo, ed erano il consumo del vino nuovo, quindi venivano aperte le botte nel santuario di Dioniso, e nel secondo giorno c'era una vera e propria gara di bevuta di questo vino. La cosa interessante, vi mostro questi vasi, come vedete con la situazione di bambini, è che durante appunto il secondo giorno, chiamato dei boccali, venivano presentati fanciulli di 3 anni alla comunità. E che cosa accadeva? L'introduzione dei fanciulli era sottolineata proprio dal consumo del vino. Venivano regalate a questi bambini dei boccaletti con il vino chiuso. Questa usanza era talmente significativa nel passaggio, appunto, perché finalmente fino ai 3 anni non era nulla, appunto, un bimbo privo di identità. L'entrata nella comunità segnava il suo essere uomo ateniese. Per, diciamo così, sì, uomo ateniese, no? Un po' prematuro per persona che entrava nella sfera della comunità ateniese. Questo passaggio era così fondamentale nella vita di un uomo che per i bambini morti prematuramente veniva inserito nella tomba proprio un boccaletto in ricordo proprio di questa iniziazione. Per questo abbiamo tanti piccoli vasi con l'immagine di fanciulli con la loro, come vedete, con il loro corpo, con il loro boccaletto di vino. E dunque, concludiamo però, adesso vado a sintetizzare, adesso non so quanto tempo ho ancora, mi spero 5 minuti. Va bene, un altro aspetto importante, dicevo che inizialmente come Dioniso sia qui ovviamente della civilizzazione, io che controllo tutte le fasi di evoluzione dell'uomo, ma è anche Dio della morte, perché sorveglia quel passaggio molto difficile tra la vita e la morte. La sua presenza sui vasi, sugli oggetti, in qualche modo garantisce anche una beatitudine nella vita, grazie proprio anche al consumo del vino, che in qualche modo alleggerisce gli anni. Quindi la presenza costante della sua immagine di vasi che venivano deposti nella tomba, perché molti di tutti i vasi che vi ho fatto vedere erano poi deposti nella tomba. Significava quindi dare la speranza nella vita. Il Dio benevole in qualche modo garantiva questa felicità ultraterrena. Allora, e voglio far vedere 2 esemplari eccezionali, uno del Mane e uno invece, diciamo così, greco, di una collezione greca. Questo è il famosissimo cratere di Cronos, che presto riusciremo ad esporre. In questo momento in realtà è in prestito una mostra vicentina, e se ne sta a nord, diciamo così, ma molto, molto amato. E
teatro in tutta la sua potenza, in questo caso come dio del teatro, è uno degli aspetti di Dioniso significativi, perché infatti Dioniso è circondato da attori, musicisti, coreuti, con il loro abito di scena, ma non ci soffermiamo su questo aspetto. La cosa che volevo farvi vedere è questo: anche se qui viene raffigurato come dio del teatro, non può non mancare nella raffigurazione un richiamo a quello che è la sua peculiarità, la sua principale, dio del vino, viene ricordato attraverso questo miracolo dipinto dietro la sua schiena. E così ce lo ricorda nuovamente questo satirello che unisce i due lati del vaso, questo racconto di Tanio, un cantaro da cui appunto scende una goccia di vino. L'altro vaso eccezionale, per il cratere di Gervelli, che molti di voi conosceranno, è una lega in bronzo tale appunto da avere questo colore oro, ma non è dorato, è bronzo. Ed è uno degli stupefacenti esemplari toreutici che i greci sono stati in grado di creare. Eccezionale è questo trovato in un contesto funerario, come il vaso di Cromo, ecco, non ho detto, proviene da Ugo di Puglia questo vaso, ed è stato trovato in una tomba ed è stato acquistato nell'Ottocento da Real Museo Borbonico, quindi entrato nell'Ottocento nel Museo Archeologico di Napoli. Questo vaso, appunto, invece è stato trovato a Gervelli, siamo vicino a Salonicco, in Grecia, e ospitava le ceneri del defunto. Qui nuovamente abbiamo questa cerchia del cratere, che è un contenitore delle schiare, e quindi viene utilizzato per le ceneri del defunto. Quindi nuovamente Dioniso controlla questo passaggio tra la vita e la morte. E sul vaso che cosa vediamo rappresentato? L'immagine meravigliosa di Dioniso e Arianna, molto simile a quella del vaso di Cromo, con questo traccio di vite, e al di sopra un bellissimo satirello proveniente, perché ubriaco, con un'opera in forma di pelle di animale e l'edera, l'altra pianta sacra del vino. Ecco, adesso concludiamo veramente, ringrazio per la pazienza. Questo lo conoscete tutti, è un altro meraviglioso pezzo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È il cosiddetto Dioniso, è il Vesuvio, Bacco il Vesuvio, normalmente si dice, cioè l'immagine di Dioniso che qua vedete, coperta da un grappolo, d'uva, e il suo piccolo cantaro, che è un bicchiere di vino, sta abbeverando una pantera, che è l'animale sacro del Dio, il suo alter ego, diciamo così, del mondo degli animali. Un bellissimo Dioniso sullo sfondo, quello che è stato interpretato fino a pochi anni fa come Vesuvio. Adesso c'è un lungo dibattito riguardo proprio all'identità del monte che vediamo alle spalle, perché appunto c'è chi tra gli studiosi pensa che non possa essere identificato come Vesuvio perché i romani, l'avete scoperto guardando Miti da Vita e Natura e leggendo i pannelli, non facevano la figurazione davvero, ma erano dei tipi paesaggistici, no? Quindi non così precisi e puntuali. Questo sarà anche un unico, perché se voi pensiamo veramente alla volontà di raffigurare il Vesuvio, ma forse in questo caso abbiamo un'eccezione, anche perché vediamo proprio le falde del Vesuvio coperte da vitigni, così appunto come era prima del 79 la Pubblico, prima della grande eruzione. Allora, una cosa su cui volevo soffermarmi è la provenienza di questo affresco. Noi lo vediamo, l'abbiamo sempre visto, estrapolato dal contesto originario, nella parte degli affreschi, in questo caso in Tamatura, ma questa che è uno schizzo ottocentesco, questa è la vera origine di questa affresco. Faceva parte di una raffigurazione più complessa, che è una raffigurazione di Naranio, cioè un affresco per il culto dei Lari, che sono i protettori della famiglia, che qua vediamo raffigurati. Vedete appunto come le due scene fossero unite da questo festone. E i Lari si occupavano proprio della tutela della famiglia, ma anche dell'attività. Ovviamente i romani erano molto più pratici dei greci, noi fino adesso abbiamo parlato solo di greci, questo diciamo così è un salto nei secoli, molto più pratici, in qualche modo chiedevano ai Lari di proteggere la famiglia, ma anche le attività della famiglia stessa, del padrone di casa, perché e lo chiedevano sia ai Lari che a Dioniso, Dioniso del Vesuvio, perché il proprietario della casa del centenario, appunto viene appunto questo affresco, probabilmente si occupava proprio di produzione di vino e di viticoltura. Quindi questo è fatto molto, molto interessante. E concludo alzando il calice, come ha fatto questo Dioniso Bacco, dipinto da Caravaggio, che l'antico lo conosceva molto poco, a lui interessava invece il virtuosismo artistico e mostrare ed esprimere la sua capacità dell'arte. Però è un bellissimo dipinto, è un bellissimo
come dire, sa tutto che ci fa con questo calice con noi. Grazie. Antonio Castelli, il collega della Perugia che ha invitato anche lui, insomma. E, sono molto contento perché non mi capita molto spesso parlare all'interno di un museo importante come San Andreano. Allora, detto questo, a me è il compito di parlare un po' di, diciamo, dell'attualità, in poche parole, sostenibilità e cambiamenti climatici, che sono le due parole chiave, diciamo, di questi ultimi tempi. Due numeri soltanto per farvi capire il settore vitivinicolo oggi che cos'è. Il fatturato annuo intorno a 14 miliardi di euro, di cui il 50% proviene dall'esportazione. Quindi diciamo che nell'Italia il vino ritengo quello primo caso, il primo titolo, pare che in questi ultimi anni l'unica cosa che sappiamo fare è vendere bene è il vino. E da due anni a questa parte siamo i principali esportatori al mondo, abbiamo superato anche i francesi. E poi l'altra cosa che mi interessa, ci interessa, sono gli occupati, 1.200.000 persone che lavorano nel settore vitivinicolo in questo paese, quindi credo che sia una, diciamo, molto importante. E poi, ecco, una voce dell'export dell'entra è molto, diciamo, la più principale fondamentalmente oggi. Allora, dicevamo, oggi in tutti i paesi vitivinicolo mondiale, a livello planetario, ci sono due problemi grossi. Il primo è il cambiamento.